Il Signore disse cielo e cielo fu. Il Signore disse mare e mare fu. Il Signore disse luce e luce fu. Il Signore disse Kung e Kung fu. Venite qua, è bello avervi vicino vicino vicino. Buonasera a tutti amici. Allora, avete seguito il Mudù o no? Forse avete troppa luce addosso voi, è vero? Ah, ecco qua, c'è la più luce a voi che a me. Allora, quanti siete? È bellissimo perché voi state da là, ma per chi sta qui sul palco a vedere le sedie, poi la tribuna, poi lassù, venite a vedere com'è bello vedere da qua tutto questo pubblico. Voi siete tutti di qui? Tutti di Vigianello o no? Voi da dove venite? Da? Rotonda sono stato. Vigianello è la prima volta, è bellissimo. E poi come si chiamano gli abitanti di Vigianello? Ah, i nomi voglio saperlo. Giuseppe, Francesco, Arturo, Luisa. Allora io volevo in apertura sentire, anche per capire quanti siamo realmente, perché molti sono lontani là in fondo, un applauso solo da parte degli uomini presenti, maschi, sesso maschile, vai! Quanti sono? Pochissimi. Un applauso alle donne! Un applauso adesso a tutti gli altri! Qua ce ne sono, gli uomini, le donne e tutti gli altri, sì, quelli stanno sempre. Quante barzellette nel Mudù, sì, gli hanno fregato la sedia, sì, qual è il problema? La sedia non frega, mannaggia la miseria, qua c'è una sedia lì, vedi, qua c'è proprio una sedia lì, ah no, c'è la bambina, va bene. Quante barzellette, 3.000 barzellette in 13 anni di Mudù. E le barzellette più belle, quello che dico sempre, vengono fuori da cose vere, da cose realmente accadute. Per esempio, vedendo i bambini, guardate, schiena sleggata, hanno un carrione, si è dalla carica, da chi se ne va verso la donna. Vedendo i bambini, per esempio, già mi viene in mente una barzelletta che noi abbiamo fatto, ma è una storia vera. C'era Bari, la signora seduta sulla panchina con la bambina in braccio, la bambina toccava la pelliccia, la signora aveva la pelliccia, faceva freddo, dice: mamma, che bella pelliccia che hai, è bellissima, te l'ha regalata papà? Ehi papà, si aspettava a lui, tu non eri neanche nato, ok papà. Oppure mi ricordo al cimitero, stava una lapide, fatto vero, stava scritto: qui riposa per la seconda volta il signor Rossi. Questa dice: qui riposa per la seconda volta il signor Rossi. Guarda al custode, giusto, perché sta scritto qui riposa per la seconda volta il signor Rossi? E questo lavorava al comune, capisci? Già riposa quando lavorava, ma poi... ce ne sono tante di partite. Oppure sempre con i bambini. No, l'applauso alla fine, se no poi mi dimentico. Sempre con i bambini, mai scorderò la scena. Uscì la bambina da scuola, andò dalla mamma: mamma, è vero quel fatto che ha detto la maestra? Cioè, cosa ha detto la maestra? Maestra, oggi ha detto che mi ha portato la cicogna. Cioè, è possibile che mi ha portato la cicogna? E la mamma è rimasta un po': la cicogna? Sì, la maestra ha detto che mi ha portato la cicogna. È vero? No, mi dice: la cicogna. Dice: non so se era la cicogna, dice. Comunque è un uccello grosso, perché... L'avete capito? Le mani al ritmo, sulle braccia, vai! Sì, le mani! No, fermati, o tutti o nessuno, alzate tutti le braccia, porta fortuna a chi la fa con me, sulle braccia così. Tutti, è bellissimo! Oh, e voi? Oh! Senti che profumo d'ascella, se ha! Oh. Era tramazzata, ma bellissima! 3, 2, 1, allora chi lo fa con me passerà un weekend fantastico! Fantastico! Così, ta, non vi chiedo nulla, solo questo. Io ho fatto la festa della Bruna Matera,
ho detto partecipate tutti che vi porterà fortuna, tutti hanno partecipato quella sera, è stata una cosa, due non hanno partecipato, che io l'ho fatto in funerale, quindi organizziamoci, pronti sulle braccia così, vai! Estate 2013! Madonna! Piano! Questo sarà l'anno della riscossa, basta! Qua l'avete sentito la crisi o no? Se parlate della crisi qui o no? Madonna mia, io è un anno che sento parlare solamente dell'IMU e basta, non è così. Chi dice che ce lo metteranno? Chi ci dice che lo toglieranno? Oppure ce lo rimetteranno? Secondo me ce lo rimetteranno. O ce l'hanno già messo. E poi le tasse hanno origini baresi. L'IMU è la vecchia ICI. Quando arrivava l'ICI, uno diceva l'IMU, allora chiamano una IMU. Oppure l'IRA, perché si chiama IRA? Quando leggi l'importo, ti viene proprio un attacco di IRA, più nervi. Oppure c'è la sovratassa, l'hanno chiamata la mora. L'altro giorno mia moglie di spirito che è arrivata la mora. Io pensavo una bella femmina, invece era la multa. Vedi che è pazzesco. Tutti risparmiano. Tutti, non è giusto questo risparmio fino a un certo punto, anche in farmacia. In farmacia prima non si risparmiava, adesso si risparmia anche lì. Se uno veniva da voi tempo fa e diceva ma dove fa male qui? Tu dicevi vai in farmacia, prendi un lassativo. Se viene adesso uno dice ma dove fa male qua? Lo manda a cagare direttamente. È vero o no? È così. La signora che abita sotto a casa mia, l'altro giorno scendeva le scale, sentivo che parlava col marito. La signora si arrabbiava, eppure questi soldi ce li hanno un sacco. Hanno un sacco di soldi, eppure lei parlava con Mario e diceva che fai sei pazzo? Il pane duro lo butti, oh! Il pane duro non si butta prima, adesso il pane duro lo conserviamo, lo grattugiamo, facciamo le cotolette. E il marito, scusa, la carne addosta. È così, è una cosa pazzesca. Poi se mio cognato ha tolto la macchina, l'assicurazione, incendio e furto. Ho detto scusa, viene uno con la tanica di benzina e ti butta la benzina sulla macchina. La benzina la butta sulla macchina. Ma che cosa la benzina? Che cosa la butta sulla macchina? Stavo a Candela, vi giuro, una scena bellissima in macchina, mi fermo a Candela, arriva l'omino, benzinaio, dice che cosa vuoi? Mi fai il pieno? Mi fai il pieno? Sei commosso il benzinaio. Ripeti, mi fai il pieno, ma dopo che bella parola, non me lo dice per nessuno un sacco di tempo. Ripeti, hai come due innamorati, mi fai il pieno, che bello, ripeti. Questo uscito non l'ho manco pagato, tutto non l'ho manco se ne accorto. È bellissimo, fateci caso sui volantini, ogni negozio fa le promozioni assurde. L'altro giorno ho preso un volantino, stava scritto se compri un tegamino in omaggio, televisore, biciclette di boutique, un nuovo tegamino devo fare. Se compri una scarpina 5 in omaggio, e che sono mille piedi, vedi che pazzesco. Un amico mio c'è l'agenzia di pompe funebri, anche lui ha fatto le promozioni, Bare il Rovere 50% di sconto. Muori oggi ti conviene, sta scritto. Se compri una bara, due in omaggio, sai, quelle stragi di famiglia può servire. Vi ricordate quella barzetta che uscivo dal cimitero, tutto sporco, sudato, strappato, uscivo dal cimitero, incontravo un amico, che è successo? Che è successo? Ho dovuto seppellire mia suocera. Vado tutto strappato e quello mi voleva entrare, capisci? Spinge e spinge la ma ce ne sono tante, tante di barzellette assurde. Poi noi abbiamo fatto un sacco di barzellette sui carabinieri, vabbè questo. Carabinieri stanno stasera. Stanno? E se qua pattuglia, eh? Ditemi se state carabinieri perché io le barzellette le posso anche spiegare due o tre volte se volete. Se state... non posso darvi un bacio. Sono... e poi vi assicuro che ci sono più barzellette sui medici che sui carabinieri. Di errori che fa la gente in ambulatorio, non avete un'idea. Amici medici mi chiamano, Uccio, scriviti questa, sembra una barzelletta, invece sono fatti veri. Una volta, sentite questa qua bellissima, andò una signora a fare le analisi, il dottore fece l'analisi e alla fine disse, signora, lei ha un polipo nell'utero. Sì? Come? Tutto sbianca bianca la signora, signora, ha capito bene, la scienza non sbaglia, lei signora ha un polipo nell'utero. Sapete che disse la signora? Disse, io un polipo nell'utero, io non vado mai a mare, cioè... cosa assurdo, pure quell'altro disse, dottore, piangendo, dottore, quando mio marito urina ha problemi alla prostituta. E dai, e in farmacia, quello disse, volevo l'aspirina fosforescente, le gocce di Valerium. Un altro disse, avete la pomata dell'irpe? E si incontrarono due medici, storia vera, due medici, una della supposta